Allora, sono Alessandro Nasetti, sempre di Ostia che cammina. Oggi siamo qui al Parco Pietro Rosa e siamo venuti per vedere le criticità che questo parco offre. Questo parco era nato in passato come giardino del litorale e purtroppo col tempo via via è andato sempre peggiorando. Oggi vediamo quali sono i punti di maggior degrado e vogliamo sentire un pochettino quello che ne pensa la gente. Adesso con il passeggino che è molto complicato e gli scalini sono esattamente a misura tale che il passeggino rimane incastrato e non va né giù né su, quindi è anche quello un problema per chi ovviamente ha carrozzine e poi ovviamente tutto ciò che riguarda le aree verdi che ovviamente sono nel degrado più totale. I bambini, io ho avuto anche figli di una mia amica che hanno avuto dei problemi proprio a livello di dermatiti per la polvere che non è più né terra né sabbia, è un miscuglio comunque che crea problemi anche ai bambini che sono delicati sulla pelle perché non è ovviamente curata per niente. Per quanto riguarda i servizi, mi riferisco in particolare alle fontanelle, c'è da dire qualche cosa? Io l'unica fontanella alla quale accedo è questa che di solito per il piacere dei bambini forma un enorme laghetto intorno e quindi è difficile accederci perché comunque devi per forza mettere i piedi nell'acqua e ovviamente i bambini se ti distrai un attimo sono pronti a spalmarsi dentro per la gioia di tutte le mamme che come me, ripeto, è un parco nel quale devi stargli continuamente dietro perché è pieno di problematiche. Abbiamo incontrato Benedetta. Allora, qualche domanda, vieni spesso al parco? Sì, porto mia figlia. Allora, noi stavamo vedendo in giro un pochettino quali erano le criticità maggiori. Tu ce ne puoi suggerire qualcuna? Allora, che ci sono solo due o tre entrate per disabili, tra cui una sola più accessibile è quella giù in fondo. In più c'è sporcizia, portano i cani che non dovrebbero esserci, e poco curato. Ti è mai successo magari, che ne so, dato che abbiamo visto oltre alla sporcizia anche vetri rotti, panchine con bottiglie, ti è mai capitato di bucare per esempio tu che hai? Tre volte in tutto, in poco tempo, in pochi giorni. Ma secondo te sarebbe giusto che ci sia una sorveglianza, una custodia particolare per questi parchi così grandi che comunque attirano bambini, attirano persone e quindi per noi dovrebbe essere vissuto a 360 gradi? Sì, una maggiore gestione del parco. Qualcuno autosufficiente per sia ripulire che controllare. Noi abbiamo notato che l'unica parte un po' accettabile è questa vicina alle giostrine. Sì, perché è curata da chi tiene le giostre oppure gli animali laggiù in fondo che tengono i cavalli. Proprio per i bambini è sempre pulitissimo. Tutto il resto. L'ultima cosa, c'è pericolo per i bambini? Una volta si parlava di siringhe oltre ai vetri rotti e roba del genere. Potrebbe esserci perché non è frequentato chissà da che cosa, insomma gente che la sera viene, si riunisce e combina quello che combina, insomma. Ok, noi ti ringraziamo. Arrivederci. Ciao, grazie. Vediamo che una parte del parco è meno degradata e la parte del parco meno degradata è proprio quella vicina alle giostrine dei bambini. Chissà, forse perché l'intento da parte dei gestori è quello di mantenere pulito almeno questa parte, però ovviamente il parco va vissuto in toto a 360 gradi. Quindi sentiamo un pochettino i pattinatori, sentiamo i pattinatori cosa ne pensano. Allora, lei è un pattinatore del parco Pietro Rosa, sì, viene spesso qui a pattinare? Sì, abbastanza spesso. Io pattino quando ho 15 anni, quindi insomma la conosco bene. Allora, questo parco quando è nato era un parco che doveva essere praticamente un giardino del litorale. Adesso comunque sta vivendo un periodo di stanca, un periodo di degrado. A parte quei momenti particolari, tipo quello che è stato giorni fa, l'Eco Bike Tour, in quel momento il parco si era un po' vestito a festa, però normalmente si nota questo degrado. Tu che vieni a pattinare qui, che ne pensi? Che diciamo che potrebbe essere curato molto meglio, a prescindere dalla pista, che chiaramente è piena di buchi, diciamo,
sembra come se non viene ristrutturata da una vita. Cioè, poi oltretutto ci sono le aiuole tutte mezze distrutte, cioè erbacce, così giusto vengono a potarle ogni tanto. Poi hanno adesso ultimamente hanno fatto il lavoro lì al campo e hanno rifatto l'asfalto. Vabbè, ogni tanto qualcosa fanno. Sì, diciamo poteva essere battuto meglio dal punto di vista mio, anche perché ci gioco, quindi lo so. Però hanno, per esempio, hanno fissato male i pali, tant'è vero che uno di quei pali era piegato completamente sul campo. Quindi è anche pericoloso. Pericoloso anche perché se qualche bambino ci gioca. L'abbiamo riattrezzato e giusto questa notte mi sa che qualcuno è venuto e si è fregato la rete, tra l'altro. Vabbè, però queste altre cose. Questo dimostra anche il fatto che comunque questi parchi non possono essere lasciati incustoditi, ci deve essere sempre un servizio di custodia. Sarebbe ideale che ci fosse qualcuno comunque che si prende carico almeno di controllare che le cose funzionino bene, che magari strutture siano agibili. Magari cioè, anche spiegare che se c'è una pista di pattinaggio, magari forse giocare a pallone converrebbe sulla parte del giardino piuttosto. Sì, vabbè, certo, se ci fosse qualcuno, però chiaramente finché è così ognuno fa i comodi loro, come quei bambini che giocano a calcio sul campo di pallavolo. Ok, grazie. Prego. Allora, questo è il campo di pallacanestro, è un campo di pallacanestro che è stato ristrutturato da poco. Adesso quasi quasi faccio un bel tiro a canestro. Una delle peculiarità particolari di questo parco è l'entrata di servizio, uno dei pochi parchi che possiede un'entrata secondaria.